d'accordo, ma c'è un piccolo particolare, che il Partito Democratico ha presentato una proposta di legge per fare questo, a firma di Matteo Richetti e di altre decine di parlamentari del PD, il 7 luglio 2015, quasi due anni fa. Questo è successo, quindi, dopodiché lei, io accetto la critica, come mai non è stata messa in votazione prima, la giro a Di Maio, che è parte vicepresidente della Camera. Ma smetta di prendere in giro i cittadini, ma stia zitta, per cortesia. Allora, il 7 luglio 2015, primo firmatario Richetti, c'è questa proposta di legge da un anno e mezzo lì. Come mai Di Maio, come componente dell'ufficio di presidenza, non ha spinto per metterla in votazione? Senta, devono piantare la bandierina adesso? Aspetti, ora capisco. Salvino, no, il problema di Di Maio è che probabilmente non ha letto la proposta Richetti, ma però lasci parlare, aspetti, Ciarambino, aspetti un momento, facciamo che Di Maio non abbia letto Marattino, la proposta di... che Di Maio non abbia letto, probabilmente capito la proposta di Chetti, è chiaro, perché ha qualche problema di comprensione, certo, con le email ce l'ha. Però, ripeto, la proposta politica del Partito Democratico è agli atti e depositata da un anno e mezzo. Mi prendo tutta la responsabilità pro quota che il mio partito non ha calendarizzato in fretta, ma ripeto, Di Maio è vicepresidente della Camera e componente dell'ufficio di presidenza. È ridicolo che due anni dopo si presenti una delibera dell'ufficio di presidenza. Però mi pare che siete d'accordo sul punto, che sul merito è un privilegio, cioè è un spiegare. No, Ciarambino.